Devo andare là, dove? Dove? Là, da macchina. Ci devo andare a trovare. Qua, qui. Ci devo andare. Fate per fare i cavalli. Qua. Scusate, Sara. Potete farlo. Quale donna vorrebbe andare da sola in Crimea? È vero? Non ne vuoi sentire parlare. E questo sarebbe pronto a dire... Però può essere che siamo voci. Però magari ci potrebbe andare insieme a voi, no? Voglio dire, è sottinteso che non ci possa andare da sola. Se la mettete sul punto che ci debba andare da sola, non è possibile. Questa ironia qua, tu metti, ci potrebbe essere tra loro due all'inizio? Sì, è molto espressa. Ci potrebbe essere, ma... Potrebbe, supponiamo sia vero, potrebbe esserci lì. Supponiamo sia vero. Ci avevamo pensato. Ci avevamo pensato, infatti passiamo al secondo punto. Allora, il rimedio principale contro la tisi, apri bene le orecchie, è l'ambiente assoluta. E vostra moglie non conosce un attimo il ambiente. Il modo in cui la trattate la mette di continuo in agitazione. Il vostro comportamento la uccide. Punto. Ti ascolta, quando ha ascoltato tutto dice: non mi avete convinto. Mi sono stato a sentire che... Io non lo posso sopportare l'idea che una persona che ora è qui è viva, ti improvvisano d'un colpo, le tocchi di morire. Lasciamolo perdere questo argomento. Io li cerco per tutta la casa e loro sono qua. Boh! Buonasera, bei falchetti. Continuate pure. Scusate, rifacciamo l'entrata. Scusa Ilaria, ma è importante, ancora un passo. Inquadrati nella porta. Bella lì. Scusa, è rotto. Però scendi le scale. No, si spalla da me. Ok, sì. Così sei proprio... Affare. Vediamo di concluderlo, no? Sempre se Dio vuole. E poi dopo vissero felici e contenti. Voi dite che non c'è niente di più facile che capire. Dico bene. Allora, io ho sposato Anna Petrovna per mettermi in tasca una dote bella grossa, la dote non me l'hanno data, quindi ho mancato il colpo, adesso la mando all'altro mondo per sposarmi un'altra e intascarmi la dote, dico bene. Perfetto. Ma come suona facile, dottore, come suona elementare, l'uomo come una macchina semplice e poco complicata. No, dottore, in ognuno di noi ci sono troppe viti, troppe valvole, troppe ruote perché ci si possa giudicare l'uno con l'altro a partire da una prima impressione o da qualche carattere esteriore. Io non capisco voi, voi non capite me, ciascuno di noi non capisce se stesso. Che cosa devo fare? Una cosa perlomeno, non fare così apertamente quello che fate. Oddio mio, ma voi lo capite che persona siete? Ci riuscite quante volte? Basta, io ne ho abbastanza, lasciatemi in pace, io sarò mille volte con né risponderò davanti a Dio, ma nessuno vi ha autorizzato a venire qui a torturarmi tutti i santi giorni. E chi l'ha autorizzato voi? A offendere me? La mia verità! Non la chiudo la bocca, mi ha ingannata per troppo tempo, non la posso chiudere la bocca. Non la puoi. Qui è sempre un po' strano. La pausa. E invece è, esatto, non la chiudo la bocca. Non la chiudo la bocca, se mi vuoi dare un ceffone, fai quello che vuoi. Ok. Però non smetto di parlare. Va bene. Per toglierti dai debiti, vuoi far girare la testa a sua figlia, ingannare lei come ha ingannato me? È una menzogna anche questa? Chiudi quella bocca, per l'amor di Dio, guarda che non rispondo di me, ho la rabbia che mi soffoca, finisce che ti offendo, vai. E non solo ora.
E non solo me, tutte le azioni disoneste le scaricavi sul tuo Borkin, ma ora io so di chi sono e di chi erano. Smettila di parlare, vai via, se no mi scappa di bocca una parola che poi brucia, che poi rimane, ne ho una gran voglia, sai, chiudi quella bocca, ebrea. No, non la chiudo la bocca, mi ha ingannata per troppo tempo, non la posso chiudere. Non puoi smetterla di parlare, no, non sia mai, per carità. Ora puoi andare a ingannare la figlia dei Lebede, vai. Ma vuoi sapere una cosa? Tu fra poco muori, me l'ha detto il dottore, fra poco muori.